Allora, pensate, due di Palma, è venuto anche Alessio, oltre che Donato. Donato ci ha detto che c'ha questo tuo cugino? Sì, è mio parente di Roma, è un cantante. Parente di Roma. Allora, Alessio, perché ti trovi ad Arezzo? Ma mi trovo ad Arezzo perché, devo essere sincero, non sono mai stato ad Arezzo. Sì. E quindi comunque mi piaceva, mi incuriosiva quel fatto di poter visitare questa bella città che, sì, che comunque mi mancava nel repertorio italiano. No, perché se vedi Napoli e poi muori, se vedi Arezzo te spari, se specialmente durante i castica arrivi a Arezzo e te spari. Perfetto, allora è una cosa interessante. No, mi piaceva. Senti che voce squillante che c'ha. Mi piaceva visitarla, poi comunque ecco, sono venuto a trovare. Che tipo di canzone? Chi di cantante sei? Rock, allora, pop? Allora, io faccio pop R&B dance, nel senso che per farvi capire bene è lo stile che a grandi linee faceva Michael Jackson, però io lo canto in italiano, quindi faccio quella sonorità internazionale americana, ma vado a utilizzare il testo in italiano. Sei in grado di fare qualcosa a cappella da 10 secondi, 30 secondi? Sì, possiamo fare per farvi anche capire, che ne so, un Alex Baroni, no? Vai. Cosa possiamo fare? Vuoi tenere il microfono? No, no, assolutamente, muovere. Puoi fare quello che vuoi. Ok, no, non so se ti devi muovere. No, posso, non mi viene, allora vediamo che posso fare... Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee, come il pezzo di una vita che non c'è, come un ago nelle vene, ho una splendida bugia, la ferita che oramai non va più via, e non guarisce mai, e non mi passa mai. Questo è come se. Questo è da Alex Baroni. Esatto, molto bello. Però quindi voglio... questo è italiano? Ma io voglio sentire te, c'hai un pezzo tuo? Un mio pezzo? Come no, certo. Vai. Respiro nei tuoi respiri, ti sogno ogni notte, la gente mi chiede ogni volta e non credo che sia inevitabile. Tu non capisci che adesso ho bisogno di averti qui, non mi importa di quello che deciderai, ma mi sento perso se non sei con me. Questo è il mio pezzo. Allora, recensione. Come, che ne pensi di questo pezzo? Respiro nel tuo respiro. Bravissimo. Di verità, un bravissimo cantante, a parte del mio cugino. Cazzo, il tuo pare. No, ma. Donato, valla. Io conosco. Valla! Conosco tanti cantanti, però. La bravura. Però, come il tuo cugino, non conosci nessuno. No, però, di verità, a te. Sei il suo manager? No, io purtroppo faccio. Però, se tu volessi fare qualche serata a Arezzo, qualcuno si può rivolgere a te. Assolutamente sì. Oppure troveremo gli accosti per poter pure far cantare. Gli accosti, ma non si può gli dire accosto, gli accosti. Gli accosti, le persone. Ho saputo che hai levato dai coglioni Sgarbi l'altra sera, vero? No, l'ha spinto, no. Dice che ha spinto Sgarbi. No, Sgarbi, no, alcune cose le dice giuste, alcune cose le dice, purtroppo, come tutti i politici. E se ve lo dice Donato Di Palma, giusto? Certo. Donato e Alessio Di Palma, ora sono un due che ci si caverà da Arezzo. In bocca al lupo. Crepi il lupo, come si dice.